Agrigento si è svolta una manifestazione in piazza Pirandello innanzi al municipio a sostegno della forma azienda consortile per gestire il servizio idrico. Azienda consortile senza ma e senza spa! Questo deve uscire domani, questo sui giornali, vogliamo l'azienda consortile speciale! Il problema è di scopo, mentre la gestione privata, quindi l'SPA, ha come scopo principale quello di fare un lucro anche nella gestione del servizio pubblico, una gestione consortile, una gestione che sia effettivamente pubblica, ha come scopo quello di gestire la cosa pubblica, il bene pubblico, nell'interesse dei cittadini, senza necessariamente ottenere un utile appunto dalla gestione. Per cui ritengo che in ogni caso, nonostante in alcuni comuni si siano potute verificare dei miglioramenti del servizio, in ogni caso questi miglioramenti li abbiamo pagati ben cari. Qui si vede il confronto tra la vecchia gestione, quella pubblica, dove la fontanella sgorgava l'acqua, era buona da bere, e con le società private Girgenti Acqua ha staccato tutte le fontanelle di Raffadale. Non c'è più una fontanella che funzioni. Paghiamo l'acqua più cara d'Italia, il servizio più scadente d'Italia. Il popolo si è espresso più volte e si è espresso per dire che vuole l'acqua gestita dal pubblico. E l'unica soluzione, a nostro avviso, avviso del Movimento 5 Stelle, è quella di una gestione consortile attraverso i comuni. Una gestione consortile può consentire il controllo della Corte dei Conti e il controllo dei cittadini attraverso il Consiglio Comunale. Chi parla di SPA, di capitali pubblici, eccetera, trascura il fatto di dire che una SPA, seppur di capitali pubblici, è scalabile quando si vuole. Ora, noi conosciamo bene la situazione dei comuni in provincia di Agrigento, le quote sarebbero svendute al miglior offerente e l'acqua ritornerebbe ad essere in mano ai privati. Ecco, questo noi non lo vogliamo sicuramente e siamo qui per dire ai sindaci di stare attenti interno all'ate e votare senza se e senza ma a favore della gestione consortile. In realtà dicono tutti di essere per l'acqua pubblica, ma si nascondono dietro il fatto che la SPA sarebbe comunque capitale pubblico. In realtà mi pare che molte amministrazioni sono ancora indecise su che tipo di gestione bisognerà adottare. Poi io penso che ultimamente, in questi ultimi giorni, c'è stato un cambio di tendenza, diciamo. Questo cambio di tendenza mi auguro sia dovuto al fatto che c'è una mobilitazione cittadina, cioè l'interesse dei cittadini comunque mette un attimino in guardia gli amministratori e li fa riflettere un po' meglio su quella che sarà la decisione che dovranno prendere. E questo era il mio obiettivo personale, ma anche l'obiettivo di tutti quanti i promotori, cioè quello di coinvolgere la cittadinanza e fare capire che la politica non è distaccata dal popolo, siamo tutte un'unica entità e se il popolo va in una certa direzione il politico non può non tenerlo in considerazione. Dopo tanti anni di contrasti con Girgenti Acqua e di inadempienze, la cosa che mi preoccupa di più e che ha portato problemi di ordine pubblico la manutenzione sulla rete idrica, le strade piene di acqua che ogni giorno scorreva e che metteva in pericolo i ragazzi con le bici, con le moto, per non parlare di un collettore fognario che sfocia a cielo aperto in mezzo a un centro abitato che da anni aspetto che venga realizzato. Ho deciso a questo punto di sostituirmi a Girgenti Acqua e di portare io avanti sia la manutenzione sia la realizzazione di questo collettore fognario. Dopo 3 anni ormai era improcrastinabile. Poco fa c'è stata un'assemblea dell'ATI in cui abbiamo discusso le istanze dei comuni che hanno chiesto il 147, quindi di andare a gestire in house. Subito dopo, domani, ci sarà un'altra assemblea in cui parleremo del nuovo soggetto pubblico che dovrà nascere per sostituire Girgenti Acqua. Le proposte sono due, io ormai mi sono espresso, una delibera del Consiglio Comunale che parla di azienda speciale consortile, però dovremmo mettere nello statuto alcuni paletti che poi vedremo. Non so altri comuni come sono interessati, domani ci sarà questo incontro, domani sera saprete quale sarà il responso.